Ciao a tutti, bentornati in un attesissimo nuovo episodio di Creepypasta. Io sono Anna. E io sono Andrea. Oggi, come in tutte le altre puntate, andremo a leggere le esperienze inquietanti o spaventose che ci inviate per mail. Ricordatevi di inviare le vostre esperienze a questo indirizzo mail. Adesso leggiamo le vostre esperienze. Ricordatevi di scrivercele perché non ci sta più cagando nessuno. No, dai! Eh sì, però è vero. Oppure non gliene frega più niente a nessuno. Iniziamo subito a leggere l'esperienza di Luca, che non si chiama Luca. Vorrei raccontarti un'esperienza che mi è successa con dei miei amici. Nel mio paese dove abito, ovvero in Sardegna, non dico il nome del paese per privacy, c'è una casa chiamata Casa del Diavolo. What? Lì dentro è morta una famiglia nel 2012 e dopo ciò sono cominciati ad esserci avvistamenti, persino la polizia ne ha fatti molti indagando. Io e i miei amici nell'estate del 2020 siamo andati a visitarla come molte persone fanno, erano circa le 8. Entrati nella casa non successe niente di che, ma dopo una mezz'oretta cominciammo a sentire dei passi, ci spaventammo, ma non uscimmo dalla casa per la curiosità. Dopo altri 10 minuti avvistammo un'ombra nera. Con il cuore in gola scappammo, ma una mia amica era tipo paralizzata dalla paura. Così cercai di trascinarla per mano. Con fatica riuscimmo a fuggire, non ci successe più nulla, ma dopo una settimana io e la mia amica e un altro mio amico cominciamo a vedere ombre nere con la coda dell'occhio. Non voglio dire che sia qualcosa di paranormale quell'ombra, perché come ho detto prima la casa è esplorata da molte persone, ma non mi spiego il fatto delle ombre. Sono felice / ansioso. Felice per cosa? Non lo so. Ah no, sono felice / ansioso di raccontarti la mia storia. Spero che tu la leggerai. Prima di tutto, ci credi? Io continuo a affermare la mia affermazione. Quello che vedi è sempre frutto della tua immaginazione, per me. Quindi forse vi siete spaventati dentro quella casa e quindi di conseguenza i giorni successivi sì, avete avuto... Sì, suggestione... Esatto, tutto comunque anche dentro la vita. Poi è normale vedere ombre con la coda dell'occhio. Non vuol dire che ci siano effettivamente. Un'altra cosa è se la vedi fissa lì che è ferma, è un'altra cosa. E con la coda dell'occhio invece. Dobbiamo dare il voto alla storia. 7 su 10. 6 su 10. Prossima. Salve, sono di nuovo io. Forse mi conoscerete per il cesso misterioso. Questa esperienza mi ha attirato per il titolo. Il titolo è Il cesso misterioso. Questo è bellissimo. Cioè non l'ho letta, però ho visto il titolo e sì. Ho visto che c'è anche una parte 2, tipo l'aggiornamento sul cesso misterioso. Ma questa storia non è correlata. Tra l'altro, pochi giorni dopo che vi ho scritto la seconda mail sul water, gli strani eventi sono finiti. Allora, penso che la mia testa in quest'ultimo periodo mi stia giocando dei tiri mancini. Infatti, ormai in tante situazioni, quando sono sul letto, nella doccia o in cucina, spesso mi sembra di vedere con la coda dell'occhio un'ombra che corre nel corridoio di casa. E quando alzo lo sguardo non c'è mai nessuno. Anche quando mi affaccio in corridoio. Punto. Inoltre, questi casi non sono avvenuti solo nell'ultimo periodo. Infatti, circa 2 anni fa, mentre cercavo di addormentarmi, mi era sembrato di sentire dei passi sempre nel corridoio. E mi spaventai molto perché pensai che fossero entrati i ladri. Ma la cosa più strana è che mi sembrarono passi a piedi nudi. Magari erano ladri feticisti. In quelle settimane sentii di notte anche degli oggetti cadere o spostarsi, ma non ci diedi tanto peso. E quindi, dopo un po', lo dimenticai. Ora che questi eventi sono ripresi, sono un po' preoccupato. Ma ormai mi ci sto quasi abituando. Si sta abituando al feticista? Già. All'ombra feticista. Ai fantasmi feticisti in casa. Prima il cesso, poi i fantasmi. Povero ragazzo. Voto dalla... Allora, ci credo, io non ci credo. Tu ci credi? Ti io... credo. Vai. Dai, tu. No, di... Tu. Dillo. Tu. Dai. Io ti credo in parte, però non, ovviamente, cioè, penso che sia sempre suggestione, ma che in realtà non ci sia niente. Anch'io, uguale. 7 su 10. 5. La prossima. Vai. Ciao, mi chiamo Leon e potete dire il mio nome quando farete la live se leggerete la mail. Non stiamo facendo la live, è nel video, quindi va bene lo stesso. Primo, complimenti per il canale YouTube. Siete bellissimi e meritereste più iscritti di quanti ne avete. Grazie. Abitavo in una casa che non aveva vicini, diciamo. La casa più vicina era a circa 400 metri da casa mia. Io abitavo nel primo piano e sotto era una specie di sartoria abbandonata, la quale veniva ogni mese un prete a benedirla ed il proprietario.
Quel mese vennero regolari, ma il prete, appena entrato, si sentì male e chiamarono l'ambulanza. Il prete si riprese molto dopo, ma non volle più ritornare in quella casa. Allora il proprietario ne chiamò un altro, il quale venne qualche giorno dopo. Intanto la sera di quando il prete si era sentito male, sono rimasto sveglio tutta la notte. Perché? Sentivo il continuo rumore di una macchina da cucire che continuò per ore. Andai dai miei a chiedere cosa fosse e loro mi dissero che era un'auto rotta fuori. Mi affacciai e non c'era nulla, letteralmente. Mi misi di nuovo a dormire e si risentì. Allora io mi coprì, come se potesse proteggermi. Faccio anch'io. Fanno tutti. E lasciai la luce accesa. Appena mi coprì, la luce si spense ed il rumore della macchina da cucire si sentì ancora più forte. Aprì la finestra che dava ad un balcone e uscì a prendere un po' d'aria. Ma sentì la porta di quel posto che si aprì. Si sentirono dei colpi sulla serranda dell'ex sartoria e i miei uscirono a chiedermi cosa fosse. Glielo raccontai e loro cercarono di calmarmi, ma intanto il rumore della macchina da cucire si faceva sempre più forte. I miei mi presero e salimmo in macchina, ma vedemmo che la serranda dell'ex sartoria aveva come delle protuberanze che si spingevano verso l'esterno e andammo da mia zia. Lei ci disse che non poteva... Aveva delle protuberanze e andavo da mia zia. Okay. Lei ci disse che non poteva crederci, ma un piccione cadde dentro casa. Un piccione stecchito. Era reale, l'ho anche potuto toccare. Non credo sia collegato, ma mi spaventai tantissimo. Anche io come irruppe dentro casa da una finestra. Boh, vabbè. Uscì a prendere un po' d'aria dal palazzo di mia zia e visi un uomo in giacca e cravatta con una borsa. C'è scritto così. Uscì a prendere un po' d'aria dal palazzo di mia zia e vidi un uomo in giacca e cravatta con una borsa nera che si girò e rimase a guardarmi. Ok, speech. Lui aveva degli occhi che sembravano totalmente neri. Li ho notati data la carnagione pallida. Forse perché la D è vicino alla S. Sì. Lo vidi per l'ultima volta quando si girò e si fermò in mezzo alla rotonda a guardarmi. Così corsi dentro. Il giorno dopo cercammo di lasciare quella casa, ma non trovammo altre case libere, quindi rimasi lì. Da quella notte in poi ho avuto paralisi del sonno quotidiane, finché cambiammo casa. Non me la dimenticherò mai questa cosa, come il viso di quella persona. Spero vi abbia spaventati, ma non quanto ha spaventato me. Vi saluto tutti e due, vi adoro. Grazie. E comunque, no, mi è piaciuta e do 8 come voto. 8 io 7 e mezzo. Allora, questa non ce l'avete inviata nelle mail, ma è un commento sotto un video di YouTube. Cazzo ve ne frega voi, niente, infatti la tagliamo. E vediamo il signor Italia che ci scrive. Solo horror, mi era capitata un'esperienza inquietante da piccolo, che ancora oggi non capisco come sia possibile. Praticamente da piccolo io mi svegliavo di notte ad un'ora imprecisata, perché il mio cervello voleva che andassi a dormire in camera con mia mamma, che era nella stanza accanto. Una notte era successo che mi ero svegliato all'improvviso e quindi sono sceso dal letto a castello per andare proprio in camera di mia mamma. Ma scendendo e dopo aver percorso qualche metro mi trovai davanti ad un muro. Visto che era buio pesto, pensavo che avevo sbagliato strada, ma girandomi a sinistra, dove si doveva trovare il letto in cui dormiva mio fratello, c'era un altro muro. Iniziai ad avere paura e quindi mi girai a destra, magari avevo ancora sbagliato, ma girandomi c'era un altro muro. Andai nel panico più totale e a quel punto volevo tornare indietro, ma c'era un altro muro. Ho preso il muro, fratelli. Madonna. Ero bloccato in uno spazio largo di un metro ed ero nel panico. Ho iniziato a girare in tondo per uscire da quel buco, ma non potevo, ero bloccato da quattro pareti. Sono sicuro che non era un sogno, era troppo reale. Sentivo le pareti e il dolore, visto che mi ero dato uno schiaffo per svegliarmi se dormivo. Ma tutto inutile. Ad un certo punto però la parete dietro di me era sparita e sono tornato al mio letto ed ero ancora con il panico. Io non so che cosa era successo e il tutto era durato massimo 2 minuti. Probabilmente non mi crederai, lo so, ma sono sincero, è una delle mie esperienze più paurose. Io sono sicuro che era tutto reale. Normalmente se era un incubo me lo sarei dimenticato, ma no, ricordo tutto nei dettagli. Volevo condividere con te questa mia esperienza e vorrei che tu ne parlassi in un video, non per farmi pubblicità, ma perché voglio sapere se c'è qualcuno che ha avuto la mia stessa esperienza. Grazie. Scriveteci nei commenti se qualcuno di voi ha mai avuto questa esperienza delle quattro pareti. Già, che figata. Se soffri di claustrofobia, sti cazzi. Sì, allora, questa storia è bella. Sì, è vero, è impressionante. Sì, assurdo, beh, sempre a patto che queste cose siano vere. Io a questa cosa ci credo. Sì, anch'io. Come del resto io credo a tutto. Io ci credo, ma anche no, nel senso, credo ai tuoi ricordi. Credo che nella tua testa è andata così, ma che nella realtà, nel momento in cui è successo, non è andata così. Il voto questo. Ah, vero, cavolo. Il voto io le do 8 e mezzo. Anch'io, no, io 9.
9, carina. No, io do 8. 8. Io 8 mi è piaciuta come l'altra. Mi è piaciuta. Prossima storia. Ciao ragazzi, vi racconto la mia esperienza successa molti anni fa. Stavo tornando a casa da un lungo viaggio in macchina, ero stanco e nel giardino di una casa ho visto una donna con un abito da sposa. Aveva le mani davanti al petto e teneva dei fiori rosso sangue. Aveva il velo davanti al volto, perciò si vedeva solo una figura bianca con in mano dei fiori rossi. In quel momento l'auto è passata davanti ad un albero che mi ha bloccato la vista e quando ho guardato nel punto dove c'era la sposa, lei non c'era più. Allora, diciamo che io personalmente non ci credo. Come del resto io credo a tutto. Mi sa tanto di una storia ben fatta, perché comunque il senso di sì. Oddio, c'è una sposa bianca cadaverica con un mazzo di fiori rosso sangue. Neurone. Proprio lei. È molto ansiogeno, però non credo. Voto. Ma chi siamo noi per dare dei voti alle storie degli altri? Effettivamente nessuno. Grazie comunque per averci scritto, anche se noi non crediamo alle cose, voi non demotivatevi, perché alla fine siamo persone esterne e non possiamo giudicare sapere, assolutamente. Infatti, quindi è solo una nostra opinione. Vi ringraziamo tantissimo per averci inviato le vostre esperienze, speriamo che continuerete a farlo. E niente, grazie per aver visto il video, speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio di Creepyposta. Scriveteci, mi raccomando. Questa la tagliamo. Sì, perché non abbiamo nessuno. È un title. Mi raccomando, scriveteci perché ci sentiamo soli, vogliamo un pochettino di accettazione da voi. Scrivete anche dei complimenti, per favore. Diteci che siamo bellissimi.